Ad Urbino inaugura una mostra dedicata alla pace per dire no alla guerra. Siamo all'interno della rampa di fianco al Teatro Sanz. Sono 13 artisti per 21 opere. Sì, e abbiamo voluto dare questo segno che l'arte in tutte le sue forme, perciò dalla pittura alla fotografia alla scultura e alla letteratura, alla filosofia, domani alla narrazione, perché due ragazze leggeranno storie per grandi e piccini, domenica un po' di musica per dire no alla guerra, non a questa guerra, a tutte le guerre. E ci piaceva fare quello che sappiamo fare, noi dipingiamo, scolpiamo, insomma, creiamo, e abbiamo pensato di fare questa manifestazione. Devo ringraziare la Pro Urbino per il suo valido aiuto, perché senza di loro non sarei riuscito a mettere sulla mostra, perché gli artisti erano presenti e volevano partecipare, però ci serviva una struttura dietro, uno spazio. Come nasce questa idea? Io credo profondamente alla pace, sono un pacifista, perciò la domanda è stata: cosa posso fare io per dimostrare, per far riflettere sulla pace? E ho pensato alla mostra. Siamo in uno spazio che da diverso tempo non veniva utilizzato, uno spazio che si presta molto bene per le mostre. La Pro Loco di Urbino ha dato un contributo nell'allestimento. Spieghiamo come e quando si può visitare. Sì, allora, la mostra ci ha fatto molto piacere avere la proposta appunto di aiutare a creare questa mostra, e la Pro Loco è stata disponibile. Diciamo che avremo questo fine settimana, a partire da questa sera dalle 17 fino alle 20, e sabato e domenica dalle 8 del mattino fino alle 20 di sera sarà comunque visitabile. Il luogo è sempre aperto, non è necessario Green Pass, bastano la mascherina e ovviamente il buon senso della distanza tra i partecipanti. L'allestimento che avete curato, come è stato studiato? Allora, abbiamo utilizzato i bellissimi spazi della sala rampa, che non venivano utilizzati appunto da molto tempo. È una struttura che viene utilizzata poco nella città, speriamo venga valorizzata, perché a parte essere centralissima e di una veramente ampia metratura, consente di creare proprio degli angoli, degli spazi, dei giochi di luce che fanno risaltare le opere d'arte. E lo studio della luce è stato fatto proprio sul campo, i materiali sono quelli che utilizzavamo per altre mostre e altre manifestazioni, quindi